Io sono Simone Lemmo e questo è il podcast di Detto Tra Noi. Sono molto felice di incontrarli e poi il punto, il focus della nostra chiacchierata è proprio una domanda che voglio riporre anche a loro. C'è speranza di capirsi tra generazioni, ovviamente chiacchierando delle cose che più ci toccano. I due protagonisti provano a rompere il muro dell'incomprensione che spesso divide genitori e figli, in qualche modo tentano di rimuovere quegli ostacoli che impediscono di guardare il mondo gli uni con gli occhi degli altri. Parleremo del loro libro, davvero un punto in cui, davvero un'opera davvero in cui ognuno di noi può fino in fondo riconoscersi. L'ora del caffè, ne parliamo insieme a Giorgia e Gianrico. Caro figlio, buon pomeriggio, benvenuti. Buon pomeriggio. State tutto bene? Ottimamente, grazie. Sì, molto bene. È un piacere avervi qua. Dicevo una cosa. E auguri a Giorgia. Esatto, auguri a Giorgia. Auguri a Giorgia, è il suo compleanno oggi. Auguri. Grazie. Giorgia, come ti senti? Mi sento un po' anziana, no? Chissà che cosa, chissà che cosa pensa tuo papà dopo questa affermazione. Papà pensa il meno possibile. Ecco, visto. Ecco. E questo direi che è proprio lo spunto di partenza, no? Sulle visioni, in qualche modo spesso contrastanti, magari a volte che si incontrano, che possono avere due generazioni diverse come le vostre, o comunque quelle che appartengono poi a un padre e a una figlia, come in questo caso. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa, se non mi ricordo male, era il 2021, quando ci siamo incontrati sempre in collegamento a distanza, però mi ricordo che Gianrico era in collegamento dal mare, mi ricordo questa cosa, quando era, insomma, disponibile il vostro podcast. E mi sembra di capire che quello sia stato anche un po' il punto di partenza, no, Gianrico, per poi arrivare a questo nuovo progetto che in questo caso è il vostro libro edito da Einaudi. Sì, diciamo, una ciliegia ha tirato l'altra. Abbiamo fatto abbastanza per caso questo podcast e ci siamo divertiti, ed è stata l'occasione, oltre che di divertirci, di cominciare a capire che forse si poteva parlare senza litigare. E dopo ci hanno chiesto di fare un libro che prendesse spunto, non che fosse certo la stessa cosa del podcast, e allora abbiamo deciso che potevamo fare quest'altro esperimento. Giorgia potrebbe dire che è stata dura e avrebbe ragione. Avrebbe ragione, no, perché poi Giorgia, c'è una cosa che io ho letto che mi ha molto incuriosito, perché tra i critici, i lettori che hanno apprezzato quello che voi avete realizzato, qualcuno ha scritto: leggere l'ora del caffè è come guardare attraverso un terzo occhio. Tra Gianrico e Giorgia noi siamo la terza persona di una prospettiva che non si schiera con lui o con un lei, ma si fonde con un noi. E forse questo è quello che anche voi avete imparato in fin dei conti alla fine di questa avventura, alla fine di questa esperienza. Sì, penso che alla fine la differenza col podcast sia stata questa, che con il libro abbiamo provato a fare un passaggio in più e a trovare terreno comune, non solo a parlare uno della propria prospettiva e l'altro della propria, ma cercare di capire se si poteva trovare anche una sintesi tra questi due punti di vista, quindi l'esperimento è stato quello. Ma avete trovato un compromesso? Perché poi il sottotitolo del vostro libro è Manuale di conversazione per generazioni incompatibili, cioè siete davvero incompatibili o avete trovato un punto d'incontro? Beh, incompatibile è appunto un'affermazione, un aggettivo leggermente paradossale per dire qual è il pericolo. E qual è il pericolo? Cioè quello che è la compatibilità, che non vuol dire essere d'accordo su tutto, ben inteso, non si trovasse. Invece abbiamo parlato e abbiamo trovato dei compromessi, laddove per me compromesso è una parola nobile e fondamentale per la civiltà dei rapporti. Compromesso viene dal latino promettere insieme, vuol dire accettare l'idea che noi, il nostro punto di vista non è l'unico, che se abbiamo delle ragioni certamente ne ha anche l'altro, e cercare di trovare la posizione, il punto di incontro che soddisfi il più possibile le esigenze dell'una e dell'altro, ecco. Tra l'altro poi in questa vostra avventura vi siete anche messi a nudo, non solo raccontando il vostro punto di vista sulle cose, ma raccontando anche un po' di voi stessi, no? Perché Giorgia, tu tra i tanti temi che voi affrontate c'è anche quello legato all'ansia. Tu hai detto, proprio da questo punto di vista, io ho fatto un percorso di analisi su questa strada, hai raccontato, ho trovato tante incomprensioni soprattutto familiari. Quanto ti ha fatto bene ritornare indietro, ripercorrere alcune pagine della tua vita tramite in questo caso la scrittura? No, devo dire che quel capitolo è stato piuttosto difficile da scrivere proprio perché è così personale. Detto questo, io penso che elaborare attraverso il linguaggio, attraverso il dialogo con le altre persone, questi temi difficili sia essenziale anche per imparare a viverli e a gestirli meglio. Quindi c'è sicuramente anche una componente terapeutica, anche se il problema è che non è sempre facilissima da gestire o da vivere, perché
la ragione per cui penso tanta gente non va in terapia è anche che cioè, ovviamente è complicato, non è una roba leggera da fare. È ugualmente parlare di temi come questi non sempre è facile, anche se poi può aiutare. Che poi, tra l'altro, molto spesso una cosa che una volta ho sentito dire, che mi piace molto ripetere quando si parla di analisi, è che l'aiuto, il sostegno diventa anche una grandissima forma di affetto verso noi stessi, no? Forse è proprio un abbraccio che diamo alla nostra anima in qualche modo. Imparare a guardare se stessi non nelle maniere estreme che facciamo di solito, o insomma in modo distruttivo o in modo acriticamente elogiativo, ma imparare a guardarci come guardiamo una persona a cui vogliamo bene, di cui vediamo pregi e difetti, è certamente un aiuto per cercare a volte trovare un equilibrio, magari sempre precario, ma insomma è il modo in cui viviamo. Voi poi declinate ovviamente nella vostra opera l'ansia da tanti punti di vista, no? Per esempio la scintilla che fece nascere poi il podcast fu proprio questa ansia per i cambiamenti climatici, tema che voi riprendete fra i tanti. C'è anche quello del sessismo, c'è anche quello appunto del cambiamento climatico, così come quello della prospettiva del futuro. Gianrico, qualche si utilizzava a dire, no, molto spesso a quelli che appartengono alla tua generazione: ma sei felice, soddisfatto del mondo che lasci ai tuoi figli? Oggi cosa risponderesti a questa domanda? Ma intanto io tendo un po' a rifiutare questa idea del lasciare il mondo in un certo modo, quasi che certe colpe gravino su tutti allo stesso modo, è come se si trattasse di materiali privati. Non c'è dubbio che in questi decenni, gli ultimi, l'umanità, e soprattutto per essere precisi l'umanità dei paesi più ricchi, ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, ma che questo non fosse una buona idea, che fosse pericoloso, lo si è cominciato a capire davvero negli ultimissimi decenni. Io credo che le reazioni siano in corso, probabilmente sono ancora insufficienti, ma la questione non è che mondo lasciamo o di chi è la colpa, ammesso che abbia senso parlare di colpa. La questione è assumersi la responsabilità di costruire insieme mondi migliori, ambienti migliori e relazioni migliori tra le generazioni, in verticale, diciamo così, fra i più anziani e i meno anziani, e fra quelli che ci saranno. Giorgia, e tu invece l'augurio che fai a te stessa e quindi alla tua generazione per il futuro qual è? Quello di imparare magari a vivere l'incertezza con maniera più serena, più costruttiva, e quindi magari non lasciarsi necessariamente prendere dal pessimismo, che a volte è anche una forma di nichilismo, di incapacità di agire. Per me è stato davvero un grande piacere risentirvi, parlare di questo vostro progetto. Faccio ancora una volta gli auguri di buon compleanno a Giorgia. Grazie davvero di cuore per essere stati qui con noi. Non perdete la lettura di L'ora del caffè, manuale di conversazione per generazioni incompatibili, edito da Einaudi. Un abbraccio grande a Giorgia, Gianrico Carofiglio. A prestissimo, buon tutto, grazie, e grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.